Ciao ragazzi, bentornati. Oggi si torna a parlare di cuffiette True Wireless e siamo tornati qui al centro di Roma proprio per testare subito i microfoni. Infatti qui già siamo in una chiamata registrata. E già, infatti l'audio che state ascoltando in questo momento è proprio quello registrato tramite i microfoni di queste Herbly S7. Sto registrando tramite sempre il fidatissimo Smartisan Mat Pro 3, insomma sì. Adesso siamo passati al microfono ovviamente della Rode, quello che uso sempre per i video da qualche settimana, e insomma loro sono delle cuffie interessanti perché hanno un'estetica alla fine non troppo malvagia, sono in-ear, stanno molto saldamente all'interno, hanno vari gommini per insomma adattarle alle varie situazioni, hanno un audio bello corposo, il case ha più che altro 3000 mAh all'interno, quindi può funzionare anche da power bank. Alla Type-C ha insomma tante caratteristiche interessanti per un prezzo di circa, parliamo di 30 euro più o meno. I ragazzi del canale Telegram hanno già trovato qualche codice per risparmiare prendendole su Amazon, perché loro le prendete su Amazon, quindi senza impicci e cose varie, insomma molto interessanti, quindi ve ne voglio parlare brevemente oggi. Andiamo a farci un giretto. E partiamo ovviamente dall'estetica, perché comunque per circa 30 euro abbiamo questo case che non è niente male. Abbiamo il coperchietto che si chiude tramite magnete, potete notare che il magnete è anche abbastanza solido, infatti con una mano dovrete fare questo gioco per andare ad aprire il case con abbastanza facilità. Qui potete proprio notare la zona dove è posto il magnete, perché il coperchietto comunque è un po' semi trasparente, ma comunque davvero poco e fa filtrare un po' di luce. L'effetto è carino, è comunque matte, e insomma una volta che apriamo il case troviamo una cosa molto carino, ovvero il display. Magari ve lo sto facendo vedere in interna in modo che sia più facile, dato che con la macchina insomma i tempi di esposizione è sempre un po' più complicato mostrarvelo. E al sotto poi abbiamo le due cuffiette subito pronte all'estrazione. Quando apriamo il case, tra l'altro, si accendono subito i led, si accende tutto per entrare già in funzione. Notiamo quindi dei led rossi attorno ai due cerchiettini, che sono anche poi i pulsanti fisici con i quali poi potremo andare ad interagire con le cuffiette. Insomma l'estrazione è abbastanza semplice, perché abbiamo questa zona qui, un piccolo gambettino, no, che ci semplifica l'estrazione, dove sono posti anche poi i microfoni. Insomma il design è sì comunque nulla di originalissimo, no? Sembrano un po' delle Jabra forse, così a prima vista, ma insomma alla fine ragazzi queste sono delle cuffiette, diventano tutte abbastanza simili, non è che si può inventare più di qualcosa come design. E vabbè, per l'appunto sinistra-destra qui abbiamo invece uno sportellino per l'attacco USB, abbastanza resistente, anche perché per l'appunto ecco può resistere un pochino a schizzi e cose varie. Abbiamo l'ingresso USB per andare a caricare qualcosa, oppure abbiamo l'ingresso Type-C per andare a caricare ovviamente il case. Nella parte invece posteriore notiamo delle scritte informative, come per esempio ecco notiamo che la batteria al suo interno è 2500 mAh, non 3000 come vi avevo detto in precedenza, infatti ho corretto con un'infografica. E abbiamo anche i vari output e input per la carica e la scarica. E a questo punto le abbiamo indossate e non ci resta nient'altro che andare già in giro e utilizzarle, perché beh loro sono già così pronte all'uso. Tra l'altro possiamo avere i comandi per l'appunto fisici tramite dei click, che magari non sono super carini esteticamente, ma sono funzionali ragazzi, perché comunque i tasti soft touch spesso non vengono recepiti, cioè insomma i tocchi non vengono recepiti più che altro, parliamo bene, ecco. E quindi spesso magari non riusciamo a fare le nostre azioni semplicemente, in questo caso invece click, senti proprio il click, quindi vai sul sicuro. Fare il click tra l'altro è abbastanza semplice, non ci costringe a spingere la cuffietta all'interno dell'orecchio, quindi dai, abbastanza ottimizzati. I comandi smart sono abbastanza smart. Un click per il play o pausa, due click per abbassare il volume, quindi se lo facciamo da questa cuffietta sinistra, a destra alziamo il volume, e infine abbiamo un click prolungato ma non troppo per skippare la traccia, o comunque se lo facciamo sull'altra cuffietta per tornare indietro di una canzone, quindi abbastanza comodi. Non ho trovato però Google Assistant o comunque Siri o l'assistente vocale per l'appunto tramite funzioni, questa è una cosa che manca, insomma per questo prezzo si poteva aggiungere magari con un triplo click. Seppur loro siano in ear, con questo gommino non troppo fondo che troviamo in confezione abbiamo una situazione abbastanza tranquilla, anche una volta indossate non ci danno troppo fastidio, non sentiamo quel rimbombo eccessivo, quindi anche dopo un bel po' di tempo che le teniamo all'orecchio insomma non sono delle più fastidiose, con quei gommini che ti perforano proprio l'orecchio insomma se può fare.
So poi che c'è sempre qualche fanatico delle confezioni in ascolto, quindi ecco, questa è quella che ci arriva a casa. Un po' triste, non tanto per l'estetica abbastanza minimale, ma per il fatto proprio che si apre direttamente, insomma abbiamo subito le cuffiette a portata. Comunque, beh, poi all'interno adesso non smonto tutto, però abbiamo altri gommini di sostituzione se quelli che sono già predisposti, insomma, non vanno bene per il nostro orecchio, perché le in-ear, ragazzi, vanno adattate, perché cambia il suono, cambiano un sacco di cose, quindi trovate i gommini perfetti e dopodiché avrete un suono migliore, un'esperienza migliore. Abbiamo già parlato del case, che è abbastanza grandicello, ecco, magari mi metto vicino una Dudios Free Mini, che è un case davvero super minimale, ma per l'appunto alla fine quando andiamo a mettere le cuffiette in una tasca, questo è un jeans tranquillo, ecco, sì, loro sono abbastanza più vistose, ma non sono comunque fastidiose, ancora di più se le andiamo a mettere, ecco, magari dentro a una tasca di un giubbotto come questo, un Columbia, davvero spariscono, non ve ne accorgete più. Certo, queste sono più leggere, sono più minimali, però abbiamo anche una batteria che praticamente dopo due ricariche svanisce. Eh già ragazzi, perché comunque queste F7 hanno una batteria davvero assurda. Adesso vi faccio vedere qualche screen della durata dell'autonomia proprio delle cuffiette. Erano praticamente le 22:41 quando avevo iniziato ad utilizzarle per ascoltare musica, dopodiché sono passato sull'Axon 10 Pro a vedere qualche film perché volevo testare questo display super curvo. E praticamente alle 11:40 eravamo all'80%, dopodiché l'1:03 eravamo al 70%, quindi super autonomia. E la cosa bella è che se non utilizzate il case come power bank, praticamente potete ricaricare una roba come 140 ore di riproduzione con questo case, quindi davvero una cosa assurda. Sia le cuffiette sia il case davvero hanno un'autonomia assurda, quindi per chi vuole delle cuffiette che non deve stare sempre lì a ricaricarle, magari anche si scorda come me, beh, loro sono molto interessanti, perché davvero non dovete mai ricaricarle quando le... puoi arrivare tranquillamente a fare quelle 5 ore a volume massimo, perché ecco, loro sono utilizzabili a volume massimo, perché se ascoltate musica, tutto un film anche a volume massimo, non abbiamo una distorsione particolare, il volume rimane ancora gradevole. È difficile portarvi qualche esempio di audio perché insomma catturarlo è sempre molto complicato, ci sono vari fattori di mezzo, microfoni eccetera eccetera, però fidatevi, l'audio è buono, i bassi sono presenti, non super crispy magari, ma insomma il volume è abbastanza coinvolgente, potremmo dire, è un po' effetto 3D, insomma non è piatto come un po' tipo una Redmi Air Dots, è qua, è più presente, mi piace il suono, insomma abbiamo notato che anche come microfoni si comportano bene, vi lascio qualche altro piccolo esempio. Ed eccoci qui ragazzi con uno dei test credo più estremi assieme a quello della metro per i microfoni, insomma siamo nel casino del Colosseo, ci sono davvero un sacco di persone, io davvero sto sentendo pochissimo in realtà il casino attorno a me, perché comunque alla fine queste cuffiette sono in ear, mi ovattano un po' dall'ambiente, infatti sto sentendo un po' la mia voce rimpompare all'interno dell'orecchio, ma insomma adesso sto registrando con i loro microfoni che dovrebbero comportarsi comunque abbastanza bene. Questa è una video che non era per nulla sponsorizzata, quindi insomma sono rimasto un po' sorpreso quando ho notato che alla fine loro avevano una qualità ottima, utilizzabile anche in situazioni come queste. E quindi alla fine queste Airbilly F7 sono delle cuffiette a tutto tondo, performanti, ci ascolti buona musica, un po' tutti i generi tra l'altro, insomma loro vanno bene per un po' tutto, ci fai delle chiamate decenti, hanno un'ottima autonomia, certo magari un aptX come codec avrebbe fatto proprio quasi diventare perfette queste cuffiettine, perché comunque il codec è una AC, ok abbiamo un Bluetooth 5.0, ma un po' di delay quando guardiamo qualcosa c'è, ok siamo a un buon livello, si poteva fare leggermente di più, ma comunque parliamo sempre di una cuffietta da circa 30 euro, quindi beh, ve la consiglio sì, soprattutto se per l'appunto sfruttate anche la funzione di power bank o volete qualcosa con una super autonomia. E io direi ragazzi che noi ci vediamo con il prossimo video.